cominciamo l'esplorazione in questo checkpoint. Occhio a questa bella fossa. Qua alla film post apocalittici siamo. Allora, qua c'erano sicuramente armi. Qua c'erano, sì. Agli inizi dell'agosto dell'81, infatti, venne diffusa la notizia che il Consiglio dei Ministri aveva deciso di localizzare la base NATO a Comiso. Il 19 agosto del 1981 il governo Spadolini designò l'aeroporto, inattivo dal 73, come base militare della NATO. Io quella sera ero al commissariato con Beppe quando si entra di qua. Bellissimo! No, no, ero là al supermercato con Beppe quella sera quando ha fatto buio. Venite qua? Sì, e poi ci siamo venuti. Vabbè, ma era di pomeriggio. Ah, ma ci siete entrati per qua allora? Loro, io no. Figo, ma non potete più qua? Il parco, il sipario. Wow! Stupendo! Ma qua che c'è? Tizi, mi fai luce nei camerini? Chi è? Dopo. Vediamo, mi fai luce, via. No, dopo, vite. Luce. Scappavo, siamo andati là in proprio. Camerini, bellissimi. Allora, ma non è wow. Wow. Aspetta, vai, riprendi. Ah, com'è? Non è un accento quello. Com'è? Ah, com'è? Pochi giorni dopo, il 12 dicembre, il Consiglio Atlantico, riunitosi a Bruxelles, aveva deliberato di dispiegare 572 missili nucleari a media gittata, Pershing e Cruise, in 5 paesi dell'Europa occidentale, ovvero Olanda, Gran Bretagna, Germania, Belgio e Italia. La decisione venne presa contestualmente alla progressione dei negoziati sul controllo degli armamenti con l'Unione Sovietica, sulla base del cosiddetto approccio a due binari, già precedentemente concordato nel corso di un incontro che si era svolto alla Guadalupe tra i rappresentanti dei governi statunitense, tedesco, inglese e francese. Quella formula era stata suggerita dal cancelliere tedesco Helmut Schmidt, il quale durante una conferenza a Londra nell'ottobre del 77 aveva affermato:
Una limitazione alle armi strategiche che riguardi solo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica costituirà inevitabilmente una minaccia per la sicurezza dei membri dell'Europa occidentale, dell'alleanza di fronte alla superiorità militare sovietica in Europa, se non riusciremo ad eliminare le disparità tra le potenze militari in Europa in parallelo con i negoziati SALT. Eccoci all'ospedale del posto. Visitiamo l'ospedale. Che entrata inquietante. Ok. Questo uscire dall'altra parte, quindi ti commento la porta. Ah! Hai detto, che bello. Ma qual è l'altra parte, scusa? Beh, ci sono da come uscire. Questa è la prima. Esatto. E questi affari erano... Su, questi sono l'operatoria. All'ingresso qua l'ossigeno, l'aria, l'azoto. Ossigeno, aria, azoto, questo è per il protossido d'azoto per anestesiare. Ah. Oh. Sì. Ma qua tutte cose nuove. Piccinuse. Solid Linen Holding. La luce si apre, vediamo che cosa c'è. Vai. Ah, qua le parti. Ah sì, altre sezioni, corridoi. Wow, che ci andiamo, andiamo. Questa stanza, vediamo. Chissà cos'era, non lo fa capire il posto. Comunque, vabbè, varie sezioni erano. I mobili, scaffali. Trash collection. Andiamo. E qua cosa c'era? Vabbè, questo sapeva di ambulatorio. Sala operatoria. La cassa forte, eh? Qua sono. Facciamo la storia in piazza. Adesso la combinazione chi la sa? C'è qua che andata per altre parti. Sì. È proprio. Aspetta, vediamo se accalcia il pomodoro. No. Ma molto piccole le stanze, eh? Warning. È proibito l'accesso in quest'area senza il permesso del comandante dell'installazione. Durante la permanenza in questa installazione tutti possono essere soggetti a perquisizione. Vabbè, niente, niente, il prossimo. Tutto vuoto. Voglio un attimo. Poi cosa c'era? Chi è? Che c'è? Ah, che belle pesanti due volte, no? Non è che ne questo. Questo è il corridoio dove eravamo prima. No, grazie, mi sta giunto in gangrena, no? Ma più davvero? Mi provo a stare con il mio bagno per fare questa cosa. Ma sezione elettrica.
pugno, la cango la cosa. Mamma, quanto stai? Non c'è più nulla. I letti dove si coltavano. Per quanto riguarda Comiso, l'installazione dei cruise venne definitivamente approvata dal Parlamento italiano sotto il governo Craxi il 16 novembre del 1983. Tra l'83 e l'88 esso fu quindi interessato da una notevole mole di investimenti per la realizzazione della gran parte delle infrastrutture oggi esistenti, progettate anche per lo stoccaggio delle testate nucleari, ma non solo. Sono più di 230 milioni di dollari spesi dal Pentagono qui a Comiso per demolire le vecchie strutture utilizzate dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale e costruire una vera e propria città. L'avevano pensata letteralmente così: intendiamo costruire una vera e propria città, non solo una base per lo stoccaggio dei missili, ma una scuola, una chiesa e dei negozi. Così spiegò al Congresso americano nel 1983 il repubblicano William Dickinson. Un regalo molto costoso, lo definì nel 1989 la democratica Patricia Schroeder, presidente della Commissione Servizi Armati della Camera statunitense. L'airbase di Comiso doveva essere un vero e proprio simbolo da esibire, con negozi, case, strade, una piscina da 680.000 dollari, un negozio di ricambi auto da 440.000 dollari, una scuola da 12,9 milioni di dollari per i figli del personale di stanza. Wow! E qua che c'è, che sezione era? Boh! Qua c'è questa comunità di prendere. Ma voglia, guarda qua! Materassi coperte! E qua? Altra stanza che rappresentava i tempi, boh! Cosa possiamo dire? Qua sono belle feste, ci sono da queste parti, vedo. Ma questa è una sorta di interfono, sembra. Sì. A cavolo, non ne siamo finiti dentro il set del film Suspiria. Mamma mia, di morte che dobbiamo affrontare per andare avanti. Porca troia. Ah, oh, ma questa è l'entrata ufficiale? Bella! No, no, non è tipo... questa è proprio l'entrata ufficiale ufficiale, penso. Sì, certo. E qua? Che cosa c'è qua dentro? Un'altra sala macchina. Sì, una stazione elettrica. C'è un altro corridoio. Ma quanto è grande sto posto? Esploriamo. Vai, apri. Oh, una stanza proprio vuota, tanto per cambiare. Con le ciabatte. Le ciabatte dei pazienti di allora. Ancora qui comunque esiste qualcosa. Questo filtro è... si mantiene bene, bene o male. Qua? Dark room. Ah, qua sviluppavano le radiografie, presumo. Usando la camera oscura. Vediamo. Vieni qua, Ele. E qua che c'è, vediamo. E questo sarà quello che era dall'altra parte. Variable, KVP, chart. Beh sì, tutti gli esami vari che facevano. Altri esami. Agosto '88. Wow. Abbastanza datato. Nulla. Cioè, qualche esame mi sa che non c'è più. Mm.
Ragazzi, questo ospedale è infinito. Previsto, è bellissimo. È infinito. È bellissimo. Che fa la metteri in giorno qua? Quello lì, però se lo idrogeno, una soda caustica. Che la soda caustica fa male, eh? Sì. Soda caustica. Ma è questa la soda caustica? Sì. Ma ancora è piena? Sì. Mamma mia. La mischiamo. La mischiamo con l'acqua, c'è la mia. No, vediamo se c'è la data. Con l'acqua fredda niente. Qualcosa di quando è stata. La data di scadenza? Sicuramente. Non so se si vede. Senza culo? Non lo so. Qua bello. Che è sto mobilio particolare? Chissà cosa c'è dentro tutti questi cassetti. Vediamo. Vuoto. Vai, ti seguo. Porca dro. E porca dro. Una pari di finestre li potevano mettere. Ah. Prima stanza con la finestra. Mia, miracolo. Come mai? Ma qua che c'è? Sfondata. Ci spararlo, che succede? Hanno cercato di sfondarla. E ne siamo stanza vuoto. Stanza vuoto. Un altro mobile. Vuoto sicuramente. Sì, sì. Per forza, altrimenti che bello c'è. Ma a me interessa più che altro trovare tipo documenti. Sì, sì. Questo è l'interesse infatti principale. La base di Comiso, con i suoi 112 missili da crociera, operativi a partire dal 30 giugno 1983, fu una delle principali installazioni NATO in tutto il sud Europa durante la Guerra Fredda. Bastava una telefonata perché in 14 secondi partisse in direzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche un cruise 15 volte superiore alla bomba atomica sganciata su Hiroshima. La base fu molto criticata e divenne oggetto di moltissime manifestazioni pacifiste. La corsa al riarmo, suggerita più che da motivi razionali dalla paura reciproca dei blocchi, fu interpretata dall'opinione pubblica mondiale come preludio ad una possibile guerra nucleare che avrebbe colpito immediatamente l'Europa, trasformando il vecchio continente in un teatro esclusivo di scontro tra due superpotenze, l'America e l'Unione Sovietica, non direttamente coinvolte e come tali meno responsabilmente impegnate sulla linea della ricerca di una soluzione pacifica del conflitto. Quella percezione iniziale, poi confermata da numerose e autorevoli analisi politico-scientifiche, diede respiro e vigore a nuovi movimenti per la pace. Nel 1981 si riunì per la prima volta la Convenzione HEND, European Nuclear Disarmament, orientata contro ogni progetto di militarizzazione nucleare dell'Europa. Cappella Centro, Chiesa. Beh, direi una chiesa abbastanza moderna, che bella! Vabbè, bella dal punto di vista della vetrata. Wow! No, mi guardate. Sì. Sono le scarpe rosse. No. Wow. C'ha fili dappertutto, ma che schifo, vizio, dai. Oh, c'è un coccolino. Un coccolino. Un coccolino? Sì. E qua? Scarpe, scarpe, schifio. Scandazzo, ma non è? Cucù. Mamma mia, ciao. Panni. Qua? Bagno, aspetta. Ok, storeggio, cosa rappresenta? Qua!
Ok. E appena di giocare. Vabbè. Cacca, allora. Perché? Non è niente, ma. Okay. Qui questa parte deve fare questo più bene. Allora, Amoni, un Enzo. Oi. Dove sono? No, non sono qua, da banna. Dove? Di fronte alla clinica. Ah, sì? Sì. E che sezione è quella, Enzo? Eh? Che settore è? Non lo so. La cucina. Umidità allo stato puro. Ma cosa del bambino? Infatti. Showroom. Che carini! Piccini piccini! Mamma mia di giocattoli! No, deve prendere il suo picciolino! Tu? Mamma mia! Facci le mani, queste due abbiamo finito tutta questa parte. Qual è questa della televisione? Questa qua, qua. Del televisore? Sì, ci sono documenti. Ma vecchi computer. Sì, sì, computer vecchissimi. Allora erano due computer. Ah. Guarda, la finta exit, bellissima. Ma che bella quella vecchia TV. Missione. Cosa? Registro protocollo, vediamo, che vai. Questo è dell'88. Sì. Trasmissione informazioni militare. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Arcobaleno Albania, missione. Come si chiama? C'è scritto? C'è scritto Romeo Giuseppe, ma il cognome purtroppo sì, non sì, si sono, vede. Sono molto italiano. Gira. Aeronautica militare. Mamma mia. Che vecchia. Secondo me è compatibile la PlayStation 4 con questa TV? No, concorsi ed esami. Oh, ma questi sono praticamente i registri dei militari. Orario arrivo 8, firma, orario di uscita. Però questi sono quelli del 91. Non è niente di che. Quasi 8.000 km da Washington e poco meno di 3.000 da Mosca mettevano Comiso al centro del mondo. Da allora, e fino agli accordi di pace tra USA e URSS nel 1987, Comiso fu al centro del ciclone massmediatico e meta dei pacifisti tutto il mondo. Se alla fine del 1979 le dimostrazioni non contavano più di 20-30.000 manifestanti, alla fine degli anni 80 la partecipazione contava quasi 80-100.000 persone. E a fine del 1981 si arrivava a 400.000 persone. Dimostrazioni pacifiste contro le basi NATO in generale si ebbero in tutto il mondo, ma se alla fine del 79 le dimostrazioni non contavano più di 20-30.000 persone, alla fine degli anni 80 arrivavano a raggiungere 80-100.000 persone. Qua, c'è un deposito. Ma quindi per esempio la cosa che ha detto il video, allora davvero viene dentro.
Ma un vecchio calcetto, raga, bellissimo. Ragazzi, qua c'è scritto terrorist dietro. Qua sta accadendo tutto, che ci ho tagliato di spada. Ah, sì, ma qua è una sezione carcere questa. Talè. Su c'è. Sì, anche in crociera c'era il carcere. Sì, nella nave il carcere? Certo, c'è, se qualcuno conta qualche cosa lo mettono in crociera. Wow. Devi vedere che è combinato. Cosa? Un cappello. Ma comunque allora qua c'erano uffici sicuri, tipo carabinieri, per esserci tutti quei documenti là sotto, perché sì, comunque sì, erano sì, sì, c'era qualche piccola, la direzione. Una vecchissima macchina da scrivere con la ancora. Mamma mia, datemi un po' di luce. Sì, sì, illuminatemi lì in mezzo. Bellissimo. C'è di antichità. Ciao, Patrizia, vuoi dire che dovresti fare bellissimo? No, c'è il terrazzo pure, ragazzi. Il terrazzo con una bella maccia che c'è riuscito. Bella. Praticamente, ecco, nelle case si può entrare. Sì, certo. E le villette invece, quelle dei generali, dove sono? Niente, tutte stanze sempre vuote, sempre, sempre vuote, palle. Sarà questo allora? Bel monumento. Qua c'è un Johnny. John Rails. Bello. Il missile, cos'è, un aereo? Un missile. La Sicilia. Un missile o un aereo? Pare un aereo. Che dietro? Chi è per chi dietro? Infatti la loro vita per servire la patria, vabbè. Difesero la libertà e promossero la pace. La fine della missione celebrò la loro vittoria. Aeroporto Vincenzo Magliocco, Comiso. Air Station. Italy 36, 1983, l'anno di mio marito. Al 27 maggio 1990. 3 mesi dopo sono. Il 7 maggio quando è morto. Cioè, che sono 92 prima di smettere, vedete, le ultime cose che hanno fatto praticamente. Conferenze, una sì. Ah, presente una vetrata e loro gli hanno fatto una lavagna poi dopo successivamente. Guarda. Wow. I corridoi che definisco inquietanti. Che cos'era questo? Bellissima! Wow! Bel disegno! Cioè, questo era uno stereo, immenso praticamente, dove c'erano le varie cose che ora ovviamente ho vandalizzato l'anno.
Raga, chi è stato male qua sopra? Denaro. Oh, vedi che è una palla? Infatti. Se c'è qualcuno che sale, io vado avanti. Talè, che? Inquietante.